Grazie Presidente. Voglio ringraziare i colleghi Mennea e i colleghi Ventola per aver acceso ancora una volta un faro di attenzione nei confronti di questa categoria. Nel corso dell'anno siamo stati al loro fianco in ogni occasione, abbiamo manifestato più volte, siamo stati in giro per mercati insieme a loro, alle loro famiglie, abbiamo capito il senso vero del loro impegno e della loro difficoltà e del loro disagio. Riteniamo che la categoria degli ambulanti meriti veramente tanta attenzione. Come ricorderete, il 17 dicembre riuscimmo a stanziare un fondo a fondo perduto, un contributo, una tantum, proprio per questa categoria di commercianti che ha avuto un crollo verticale. Fu una bella pagina di politica perché fu un'iniziativa condivisa da tutte le forze in campo, di tutte le forze del Consiglio regionale. In molti casi, diciamo, hanno avuto proprio una totale perdita per tutto il fatturato del 2020. Siamo ancora purtroppo aggrediti da questa emergenza sanitaria che ha cambiato le abitudini delle persone, relegando in casa i clienti, chiudendo piazze e mercati, ed è veramente molto triste prendere atto che ancora oggi questi commercianti si muovano senza alcuna certezza. Quell'articolo aggiuntivo fu di 4 milioni dedicati ai ristori per i nostri amici ambulanti, ma seppur riuscimmo a sanare un'ingiustizia, perché erano, come dire, gli unici che erano rimasti fuori da tutti questi indennizi, fu una goccia nell'oceano che diventa sempre più vasto e profondo, visto il periodo. Quindi mi sembra giusto e doveroso cercare ad oggi altre soluzioni di quello che questa regione può fare e deve dare il massimo. Nessuno, come abbiamo detto sin dal primo istante, deve rimanere indietro. Oltretutto, ha ragione il consigliere Mennea, il commercio ambulante non significa anche cultura, significa, diciamo, storia, tradizione, identità. Dobbiamo parlare di mercati, ma soprattutto di eventi religiosi, di feste popolari, di sagre, di fiere, che con l'avvento della bella stagione, speriamo, ci auguriamo, insomma, restrizioni sanitarie permettendo, possono aiutare queste persone e queste famiglie a risollevarsi. Dunque, mi trovate pienamente in sintonia. Se parliamo di aiuti, ristori e pianificazione delle prossime azioni per tendere un braccio a queste partite IVA devastate dal Covid. Chiaramente tutto il mio sostegno, ma quello anche dell'intero gruppo consiliare che rappresento. Grazie Presidente. Una piccola chiusura, perché veramente non c'è da fare polemica, sappiamo perfettamente la difficoltà che vive l'intero comparto degli ambulanti. Io mi rivolgo al direttore Confesercenti. Noi siamo stati in tutti i mercati, conosciamo perfettamente le difficoltà del settore, però quando, lo dico io perché sono stato chi ha ispirato in qualche maniera questi 4 milioni di euro che sono stati destinati a chi ritenevamo fosse nella categoria di chi era in difficoltà, quelli proprio maggiormente in difficoltà. Lei lo sa perfettamente, insomma. Gente che è da un anno senza alcun reddito, zero, e siamo stati ispirati dal bisogno, dalla necessità. Io non voglio adesso parlare specificamente di alcune cose, ma noi abbiamo anche veramente ascoltato grida d'aiuto di chi non riusciva proprio a mettere il piatto in tavola. Ci siamo attivati anche facendo delle azioni solidali con questi amici. Quindi le segnalazioni che ci sono pervenute vengono dal vostro mondo, in particolar modo da quelli proprio che in assoluto erano disperati, senza la possibilità veramente di mettere un piatto a tavola. Quindi non voglio fare polemica, ripeto, sappiamo perfettamente le difficoltà complessive del vostro settore e mi sembra che la Regione Puglia in questa occasione abbia dato un segnale. Sapevamo perfettamente che era un segnale, è stato definito una goccia nell'oceano, però è stato un segnale di attenzione verso chi non l'aveva mai avuto e richiamando ancora una volta quello che riteniamo sia insito nella nostra tradizione più profonda, che è quella delle sagre, fiere, feste patronali, feste religiose.
ma siamo e saremo sempre a fianco alle partite IVA, a chi si alza al mattino per andare a lavorare e chi sappiamo perfettamente sta soffrendo più di tanti altri la crisi pandemica in corso. Soltanto questo, grazie.